Adesso parliamo di salute a Chianciano in provincia di Siena, quindicesima edizione del premio letterario Donna sopra le righe organizzato dall'associazione Io Sempre Donna. Camille Eri ne fu presidente onorario. La scrittura diventa terapia e le scrittrici sono pazienti che hanno oppure hanno avuto il cancro al seno. Il premio diventa occasione di incontro per tantissimi medici, pazienti, amministratori e giornalisti per fare il punto su cura, prevenzione e comunicazione in ambito sanitario. C'era per noi Giorgio Santelli, poi continueremo a parlare di salute con Gerardo D'Amica e noi ci vediamo alle 5 ovviamente per una nuova edizione. Allora, io sono contentissima di essere qua perché in realtà ho sempre evitato il contatto con donne che condividevano con me questa patologia. Voglio proprio dire che grazie a Donne sopra le righe sono uscito dal guscio. È stata un po' la mia salvezza la scrittura. E spero che la poesia abbia colpito, perché il mio desiderio era quello di essere, come avete scritto, diretta. Scrivere e sentire quello che tu hai sentito e capire che l'avete capito, non solo letto, è la soddisfazione più grande, perché leggere è una cosa, capirlo un altro, e quindi veramente il valore e il peso delle parole è fondamentale. Le protagoniste sono loro, le donne, ma non sono donne normali. Ognuna di loro è Wonder Woman. Il premio letterario nazionale Donna sopra le righe, giunto alla sua 15ª edizione, ha avuto in Andrea Camilleri il suo presidente onorario. Schivo nell'accettare di partecipare a giurie di premi letterari, ci ha messo davvero poco anni fa ad accettare la richiesta di quelle donne che avevano a che fare con la battaglia contro il cancro al seno, che avevano fondato l'associazione Io Sempre Donna, che lavoravano sulla prevenzione e che avevano immaginato come la scrittura potesse essere una grande terapia per chi viveva o aveva vissuto quell'esperienza. Ed è un'utile lettura per chi curava quelle donne, per le loro famiglie e per chi di cancro non ne voleva sentire parlare per nascondere l'eventualità che poteva capitargli. Camilleri augurò loro di essere contagiose, un augurio che quotidianamente resta obiettivo principale. Ma il problema della donna è che quando incontra il cancro, in particolar modo il cancro al seno, mette a disposizione la sua generosità nei confronti dei familiari. Cerca di ammorbidire la diagnosi e la mette su un vassoio al marito, ai figli, ai genitori, alle sorelle, ai colleghi, agli amici. Ma questo fatto fa sì che questa azione si ripercuote verso la persona stessa, perché le persone non aspettano altro di essere sollevate dal dolore, e la donna solleva dal dolore tutti i suoi cari, tutti i suoi familiari. Ma succede che a questo punto la relazione si interrompe, perché non si sente ascoltata, non si sente ascoltata nel suo intimo, non si sente capita. Quindi bisogna che ci sia un momento, anche nella giornata, che possa ritornare dentro se stessa. Per questo abbiamo pensato 15 anni fa di inventare, di progettare questo concorso letterario Donna sopra le righe, dedicato solamente alle donne e agli uomini che incontrano il tumore al seno. E 15 anni fa personalmente ho presentato a Andrea Camilleri questo progetto, che immediatamente ha detto: partiamo, che problemi ci sono? La scrittura è terapia. E così ogni anno i luoghi di Chianciano Terme si colorano di rosa. Nei giorni in cui si svolge la premiazione del premio letterario e le donne, gli uomini colpiti dal cancro al seno si incontrano con le associazioni, le istituzioni ed i medici per parlare della malattia, delle cure, della prevenzione. In Toscana abbiamo un esempio evidente di come il movimento delle associazioni, in particolare Io Sempre Donna di Chianciano, presieduta da Pinuccia Musumeci, ha ottenuto e ha spinto molto per ottenere il test genomico gratuito per tutte le pazienti in cui è indicato. Questa è una grande conquista, perché impatta, e ormai le evidenze scientifiche sono evidenti, su prognosi e terapie di queste pazienti. Ha inoltre una ricaduta positiva anche su quelle che sono
l'ottimizzazione delle risorse, nel senso che ci permette di scegliere ad esempio la chemioterapia solo in chi ne ha veramente un vantaggio. 15 anni e di strada tanta ne ha fatta sia l'associazione che il premio letterario, convegni, confronti con le istituzioni, proposte, obiettivi raggiunti, definizione del lavoro in rete. Devo dire che siamo molto ascoltati dall'amministrazione. È chiaro che dobbiamo essere un bel numero, dobbiamo creare una rete per poter essere ascoltate. Prima di tutto la rete fra le donne, in modo tale da comunicare fra di loro, condividere e poter far venire emergere i bisogni delle donne stesse che vivono il tumore al seno. La rete fra le associazioni è essenziale perché, essendo su più logisticamente, su più territori, riusciamo a cogliere meglio le esigenze dei vari territori, perché non tutti i territori sono uguali. Quindi il territorio di montagna può avere delle esigenze molto diverse rispetto a un territorio di mare o rispetto alle isole. L'occasione del premio letterario è un appuntamento fisso annuale che raccoglie centinaia di partecipanti, i cui lavori vengono raccolti in un'antologia che non serve solo a chi scrive o a chi ha vissuto l'esperienza del cancro al seno, ma è utile ad ognuno per riuscire a capire quelle storie e trarne consapevolezza, conoscenza, speranza. Ho sempre affrontato, diciamo, tutte le disavventure della vita con una grande autoironia. E poi ho pensato, ma chi sono io per smentire l'idea di forza che gli altri hanno di me? E quindi, diciamo che ho continuato a recitare il personaggio anche in una delle occasioni poco felici della mia vita. Quello che voglio dire, visto che insomma ho l'occasione di questo palco, è che il tumore, il cancro, non è soltanto l'esperienza della terapia. Il cancro è anche dopo. E con questo racconto ho voluto fotografare un momento della mia vita felice, perché io sono una di quelle che ci ha trovato la vita dentro cancro. È una persona nuova, è una vita nuova, è un nuovo mantra che esprimi un desiderio ed esaudiscilo, perché non c'è tanto tempo e perché la vita va vissuta tutti i giorni e la vita è bella e gioiosa e si può essere felici e si può trovare la felicità anche nei momenti brutti. Ma è un'esperienza utile che può dare consigli per migliorare il rapporto tra medici e pazienti. Un binomio, cura-prevenzione. Quanto è importante la presenza di associazioni come queste che tentano di comunicare il più possibile una malattia ma anche la possibilità di cura e la prevenzione? Allora, indubbiamente se uno vuole migliorare la probabilità di cura deve incrementare la prevenzione, dove la prevenzione è nel caso del tumore alla mammella diagnosi precoce, nel caso del tumore del colon per esempio è una prevenzione primaria, perché togliendo i polipi uno riduce il rischio di ammalarsi, quindi sono due cose veramente diverse ma ugualmente importanti. Quindi se noi vogliamo guarire più gente bisogna migliorare la prevenzione e le associazioni sono fondamentali, perché le associazioni ti trasmettono in maniera, diciamo, più avvolgente, più personalizzata il messaggio che dai giornali, dagli ospedali, dagli stessi medici è qualche volta un po' neutro o è un po' basato sul fatto che ci si deve spaventare della malattia o è basato su un modo un po' secco di comunicare. Invece le associazioni sono presenti sul territorio, fanno iniziative, fanno venire voglia, fanno vedere alle persone che ce ne sono altre che hanno fatto quel percorso e non è successo niente di male, anzi. L'associazione deve saper comunicare, perché se no non esiste, se non c'è comunicazione non arriva alla donna prima di tutto, non arriva alle istituzioni, non arriva ai politici. Quindi la comunicazione deve essere proprio una formazione dell'associazione. E poi vorrei dire un'altra cosa, che teoricamente, almeno nella mia testa, bisogna distinguere tra prevenzione e cura. Quindi io non farei mai fare esami di prevenzione in un ospedale dove si cura la gente. Cioè una persona sana che va a fare uno screening, un esame così esplorativo, perché deve essere messo in fila di fianco alla gente che ha la malattia addosso, che esprime la sofferenza? Perché deve essere ansiogenizzato rispetto a questa cosa? Per cui sarebbe molto importante che ci fossero strutture dedicate alla prevenzione, che sono ovviamente seguite da medici competenti, ma non necessariamente negli ospedali dove si cura. Dovrebbe essere fatto un distinguo e questo secondo me aiuterebbe a diffondere la prevenzione.